Eccomi qua, sono su fanpage. Vedete la bella Laura Boldrini? La vedete la bella Laura Boldrini? Il fatto è che il signor Aldo Grandi, direttore della Gazzetta di Lucca, un anno fa aveva augurato la morte a Laura Boldrini. Vedete, Laura Boldrini un male incurabile, capito? E insomma gli aveva augurato un male gli aveva augurato. Per cui ora egli è stato sospeso dall'ordine dei giornalisti. Ma insomma, Aldo Grandi, direttore della Gazzetta di Lucca, che sei stato sospeso dall'ordine dei giornalisti, ma perché hai augurato la morte a Laura Boldrini? Ma non si augura la morte a nessuno. Ma la morte non c'ha bisogno degli auguri, non c'ha bisogno degli auguri, eh? La morte non c'ha bisogno degli auguri, eh? Non c'ha bisogno, te lo dice Serafino Massoni, che è questo qua, è questo qua, è questo qua. La morte non c'ha bisogno degli auguri da parte di nessuno, la morte si arrangia da sola, capito? Si arrangia da sola. Hanno fatto bene a sospenderti dall'ordine dei giornalisti. Qualsiasi cosa di brutto abbia fatto Laura Boldrini, la morte non si augura a nessuno. Perché la morte non ha bisogno degli auguri, capito? La morte si arrangia da sola, si arrangia, fa tutto da sola la morte, capito Aldo Grandi? E poi guarda quanto è bella Laura Boldrini, Dio quanto sei bella Laura Boldrini. Ok, ok, cari amici, la morte non ha bisogno di nessuno, cari amici. Ve lo dice Serafino Massoni, che è un filosofo un po' stoico, un po' cinico e un po' gnostico. La morte fa tutto da sé, capito? Fa tutto da sé Aldo Grandi. A te Aldo Grandi, a Laura Boldrini, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ah, questo articolo l'ho letto su fanpage, un grande quotidiano online. Ok cari amici, ok.